Noi cominciamo con l'opera. Si è detto con tutta la solennità del caso, Piero Mioli, che insegna storia della musica al Conservatorio di Bologna, ha messo insieme e ha scritto 600 voci che raccontano l'opera, un patrimonio del nostro paese, ma non solo, insomma, Verdi, Puccini, Wagner, fino alla musica contemporanea, perché l'opera dura. Dura. È stata una fatica impervia, credo. Sì, impervia, perché, come lei ha appena detto, è un repertorio che dura da 4 secoli. Per nostra fortuna dobbiamo dire che si tratta di un repertorio molto ottocentesco, molto romantico, quindi gli autori che lei ha citato, da Rossini a Verdi a Bellini, Puccini e così via, sono veramente quelli che mi hanno impegnato al massimo. Voglio aggiungere Donizetti, va? Donizetti, va, sì. No, lei tocca un lato molto sensibile, perché amo molto la drammaturgia donizettiana. E però entro certi limiti ho dovuto prendere in considerazione anche il 600, 700, se non altro perché c'è di mezzo Handel, c'è di mezzo Mozart, certo. E anche ovviamente, come dire, il 900 e anche i contemporanei. Mi sembra giusto citare autori che abbiano 30, 40, 50 anni, non saranno forse degli Handel, dei Mozart, ma però, sono però autori che stanno lavorando. Che continua e si rinnova. Infatti, come stile. Ai giovani che spesso non si ricordano, ma non per colpa loro, perché, come dire, siamo sempre nell'attualità e non ci ricordiamo del passato, il patrimonio dell'opera nella storia del nostro paese e della musica, dove lo mettiamo? Io credo che nell'ambito dei generi, degli stili musicali, l'opera sia un genere privilegiato, cioè la musica da chiesa, la musica da camera, la musica da concerto. L'opera, col fatto che è anche spettacolare, che prevede rapporti con la poesia, con la drammaturgia, con i cantanti, con l'attualità, col costume, credo che per questo possa particolarmente piacere ai giovani. La sua preferenza personale? Ahimè, nell'anno verdiano dico molto volentieri Verdi, però democrazia vuole che io citi anche Wagner. Perfetto, Verdi e Wagner è il massimo, quindi direi. Ce li prendiamo tutti con loro. 1813. Grazie al professor Mioli, l'opera edizione Curci. Curci. Cominciamo con l'opera e andiamo...